condizioni. Ora invece andiamo a Genova per parlare dei lavori sul torrente Bisagno. Ancora in diretta per noi Maria D'Elia. A te Maria. Sì, buongiorno. Oggi è una bellissima giornata, ma come sappiamo l'emergenza a Genova si scatena in modo improvviso. C'è un'allerta gialla, fra l'altro, dalla mezzanotte di oggi alle 15 di domani per pioggia. È importante costruire lo scolmatore del Bisagno, ma i lavori richiederanno almeno 10 anni. Nel frattempo si lavora una ricetta contro le alluvioni, in particolare all'allargamento del franco idraulico. Di che cosa si tratta? Ne parliamo con Giorgio Temporelli, che è un fisico esperto in idraulica. Allora, buongiorno a tutti. Si stanno facendo dei lavori importanti. Abbiamo visto nella zona di Brigate Partigiane l'allargamento, diciamo, del franco idraulico. Quindi la portata al termine di questi lavori passerà dai 700 metri cubi al secondo sino a 850. Ma fondamentale è la costruzione dello scolmatore del Bisagno, perché? Esattamente, perché questa portata è ancora troppo modesta. Allora si sta facendo contemporaneamente a questi lavori la realizzazione dello scolmatore del Ferreggiano, diciamo lo scolmatorino, che consentirà di aumentare la portata a 1000 metri cubi al secondo. Questo non sarà ancora sufficiente, darà sicuramente un margine di sicurezza, ma non è sufficiente. Per rientrare in zona verde di rischio idrogeologico bisognerà realizzare lo scolmatore del Bisagno, che partirà dalla Sciorba e porterà una parte consistente della portata d'acqua del Bisagno sino in Corsa Italia. Quindi, diciamo, il letto del Bisagno sarà sicuramente molto più basso. Di questo lei parlerà in un convegno alle 17 al Museo di Storia Naturale di Genova. In particolare, lì abbiamo il Ponte di Sant'Agata. È importante perché parla di com'era un tempo il Bisagno. Di questo lei parlerà anche oggi. Perché brevemente? Beh, sì, per capire quali sono i problemi oggi bisogna capire com'era ieri. Per esempio, qua appunto, questo è il ponte di Sant'Agata che originariamente era di 28 arcate. Ora Ora qua, ce ne sono due. ora ce ne sono due. Prima dell'alluvione del 70 ce n'erano 5, cioè arrivava qua vicino a questo muro. Però 5 sono evidentemente molto molto meno di 28. Grazie, linea allo studio. Grazie anche a